Ah, c'è un rapporto molto corretto sul piano istituzionale con la regione Campania, ci sono stati passi avanti negli ultimi mesi e contiamo di continuare su questa strada, di provare ad accelerare ancora di più questo percorso di rientro. Mi pare che i risultati degli ultimi mesi siano confortanti e l'auspicio è che tutto possa presto risolversi in maniera positiva. Ma io ieri ho fatto la mia dichiarazione anche su questo nelle linee programmatiche alla Camera. Penso che ci sia bisogno di risedersi con le regioni nelle more del patto per la salute e affrontare anche questa materia, che è materia assolutamente delicata. Assolutamente sì, è un grande tema. Dobbiamo prenderci cura di chi si prende cura di noi, di chi ogni giorno vive negli ospedali, nei luoghi dove ci sono i malati, dove c'è sofferenza. Credo che uno Stato serio ha l'obbligo di prendersi cura di queste persone. Alcune cose sono già state fatte, c'è un testo che è stato approvato tra l'altro all'unanimità dal Senato, ora in discussione alla Camera, e lavoreremo per accelerarlo il più possibile e per migliorarlo il più possibile. Senta, molti ospedali chiedono il ripristino del drappello di polizia. È uno dei temi che c'è stato posto, la sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema vero. Credo che nell'interlocuzione che ci sarà, in modo particolare con i soggetti competenti, io da subito ho attivato un osservatorio con tutti gli ordini, valuteremo tutte le soluzioni, io non escludo alcuna al momento. È un grande tema quello della carenza dei medici, dobbiamo creare condizioni di maggiore attrattività di questa professione straordinaria, per cui tra i provvedimenti allo studio c'è anche uno legato alla carenza dei medici, alla capacità di attrarre maggiormente soprattutto i luoghi e gli spazi di maggiore difficoltà dove c'è maggiore domanda. Io credo che ci sia bisogno di lavorare sul tema della carenza del personale, è ormai un grido di dolore che arriva da tutte le regioni, non solo dalle regioni del sud ma anche da tutte le regioni del paese, e io voglio lavorare nel giro di poco per costruire alcuni provvedimenti che diano risposte a questa carenza di personale, che ribadisco è una carenza ormai diffusa in tutto il paese.